Nicolò Feltrin morì a soli 2 anni, il 28 luglio del 2022. Oggi si fa luce su quel decesso e la verità portata a galla dalla procura è sconcertante. A uccidere il bimbo di Longarone, in provincia di Belluno, è stata una concentrazione di hashish mischiata al cibo. Adesso il padre, che in pronto soccorso aveva raccontato che il figlio avesse mangiato qualcosa al parco, è indagato per omicidio colposo. I rilievi eseguiti rivelerebbero anche che il piccolo avrebbe assunto droga più volte. Le concentrazioni di cannabis trovate nel suo sangue, infatti, erano molto elevate. Nicolò, insomma, è morto di overdose. Mettetevi una mano sul cuore e lasciatela andare. Lei è troppo piccola e non c'entra nulla con qualsiasi problema. E questo l'appello della mamma di Cata, la bambina peruviana scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno. Sono rientrata a casa come sempre e quando sono arrivata non l'ho trovata. Così ho domandato a mio fratello e ho cominciato a cercarla. Ricostruisce la madre della bambina, Catrina Alvarez. Quindi la donna, con la voce rotta dall'emozione, prosegue: io non ho avuto problemi con nessuno e se fosse così prendetevela con me, perché lei è una bambina piccola e indifesa. E ancora, chissà parli e se ha paura di dire qualcosa può chiamare il mio avvocato o i numeri della famiglia. Fatemi sentire la voce di mia figlia per sapere che è ancora viva. Posticipare la discussione sul MES in Parlamento a settembre. La strategia non può essere apertamente dichiarata, ma nella maggioranza è questa la linea che si cercherà di seguire nelle prossime settimane. A partire dalla conferenza dei capigruppo della Camera di mercoledì pomeriggio, quando il centrodestra proporrà di far slittare al prossimo mese l'approdo in aula, previsto per il 30 giugno, sottolineando che la vigilia coinciderebbe con la trasferta di Giorgia Meloni a Bruxelles e si rischierebbe di mettere in difficoltà il lavoro della Premier. Si è subito ricorsi alla rimozione delle immagini dello scandalo, ma ormai la bufera era scoppiata e con un'enorme risonanza mediatica. Nell'occhio del ciclone, infatti, è finito il dipartimento di polizia di Villarica, a pochi chilometri da Atlanta, in Georgia, che sabato 17 giugno ha organizzato per la cittadinanza una giornata di tiro al bersaglio al poligono, dove normalmente si addestrano gli agenti. E per celebrare la riuscita dell'evento, sulle pagine social ufficiali sono state pubblicate le foto ricordo di quei momenti. Ma non è sfuggito che il bersaglio fosse un afroamericano. Sommersi dalle critiche, i poliziotti hanno rimosso le immagini con tanto di scuse. Questo però è servito poco a placare le acque. Il CAI, Club Alpino Italiano, dice stop alle croci sulle vette delle montagne. La società attuale si può ancora rispecchiare nel simbolo della croce? Ha senso innalzarne di nuove? Probabilmente la risposta è no. Insomma, vengono considerate anacronistiche e divisive. Il motivo è chiaro: la croce non si coniuga più con un presente caratterizzato da un dialogo interculturale che va ampliandosi a nuove esigenze paesaggistico-ambientali. La base dei soci è divisa. Più di qualcuno è perplesso. Le croci sono infatti simbolo di pace e speranza. Rappresentano le sofferenze patite per salire in vetta e ricordano quelle persone che hanno perso la vita per tentare di raggiungerle. Intanto, le guide alpinistiche di Alagna, in provincia di Vercelli, hanno già cominciato a rimuoverle per ammassarle in un memoriale. Quest'estate è boom di turismo. Quasi 30 milioni di italiani tra i 18 e i 74 anni faranno viaggi tra giugno e settembre, in Italia o all'estero, per un totale di quasi 63 milioni di partenze, con un volume d'affari nell'ordine di 45 miliardi di euro. E quanto rivela l'Osservatorio Turismo di Concommercio sulle vacanze degli italiani? La spesa ammonterà a 1.130 euro a testa, il 10% in più dello scorso anno. Riprende quota anche il turismo verso l'estero. Se nel 2022 3 italiani su 4 sceglievano esclusivamente mete nazionali, tale quota scende quest'anno. Raddoppiano in particolare sul 2022 coloro che sceglieranno una meta fuori Europa per viaggi di 7 giorni e più, con destinazioni particolarmente care agli italiani prima del Covid, come Mar Rosso e Stati Uniti.